No, no, Non è molto mai. Rieccoci dopo farlo, la almeno all'inizio, pausa no, come caffè, primo concetto. Sinterpare, il consueto appuntamento del mercoledì del gruppo TV7. Siamo in diretta anche su Facebook, 18 giorni al voto, ovviamente il dibattito è molto aspro, aperto, anche tra virgolette molto interessante. E durante la pubblicità ha chiesto, sposato, se vanno al ballottaggio Giordani Bitonci per chi... Sì, questa è la domanda che tutti ci rivolgono, perché alla fine sembra così strano che un candidato non sia schierato da nessuna parte, quindi è da solo, è indipendente e giustamente se andate al ballottaggio cosa farete? Allora, intanto si va da soli fino all'11. Fino all'11. Non ci sono nessun tipo All'11 di... perdete il 10%. Ecco, non c'è nessun 12. Tipo di sposalizio. No, ho niente. Detto 10, 12. 12, 12 questa scusa. È la nostra... Sondaggio vostro 12. Adesso vediamo, perché chiaramente gli ultimi 10 giorni si sa e si conosce che ci sono le famose... No, sfortunatamente... Orientamenti. Sfortunatamente come Lorenzoni non vince non sposato. Voto utile. Mettiamo, tocchiamo, anche qui mi sfugge la parola brutta, la sfiga, non vince sposato. Facciamo che, cosa chiaro succede? Che a quel cosa punto succede? Valuteremo se i nostri 21 azioni, perché questa è la nostra certo. slogan, ma non, solo, non è uno slogan, ma in realtà sono azioni vere, dove c'è un progetto, ripeto, e non... Mi dica cosa farà, così lo chiedo a tutti, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Vedremo quelle che corrispondono e che sovrapponendole avremo modo di vedere. Cioè, in parole papà gli dice, senti, sposato, io do l'assessorato, lei va da quella parte. Beh, all'assessorato penso che... Ho fatto un'ipotesi non è brutale. Che ambisca l'assessorato, ok? Intanto lui ambisce ad arrivare sindaco, naturalmente. Nell'eventualità sfortunata. Chiaro che se ci fosse andremo anche a cercare questa corrispondenza di i nostri punti, dove i nostri principi, contattando e sentendo i cittadini, perché sono 5 mesi che siamo sul territorio, che raccogliamo certo, continuamente certo. I malumori e quindi, anche i consigli. Se uno dei due che andranno al ballottaggio sono vicini ai vostri 21 punti, voi cercherete di appoggiare solo questo. Solo se noi avremo invece questa Merini, nell'eventualità non dovesse vincere e diventare sindaco, appoggerà qualcuno in un eventuale ballottaggio? Ma credo che i nostri voti saranno liberi, penso. Adesso non ho parlato di questo con Meridi. Sicuramente non vediamo, diciamo, altre forze politiche che possono proporre cose quindi come quelle. Quindi date che... libertà ai vostri elettori di poi, fare una libera come scelta. Come dice sempre Meridi, se arriviamo nel ballottaggio invece... È diverso. Invece Bordini cosa farà? Viene. Nell'eventualità che non diventi sindaco, lo dico beh, a tutti. Noi speriamo che diventi sindaco, anche per questo. Nell'eventualità? Nell'eventualità. Brutta eventualità? Brutta eventualità che ragazzi, non diventi... uno vince. Uno vince. Sette, tanti, sette corrono, uno vince. Sette impossibili. Ma praticamente noi, lei ha potuto notare la destra, sinistra, 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 destra, sinistra. Noi con Rocco Bordin abbiamo appoggiato questo progetto politico proprio dando il nome alla lista. Padova libera, libera dai partiti. Noi speriamo infatti... Mi dica così, poi andiamo... Noi speriamo di dare voce anche a quelle minoranze e... Quindi? Si valuteranno i programmi, ma potremmo dare anche libertà di scelta al libertà nostro di scelta. Elettorato. Il Movimento 5 Stelle cosa farà per quanto riguarda nell'eventualità che Borilla non diventi sindaco? Allora, premesso che noi siamo certi di arrivare al ballottaggio, perché bene. Il nostro programma è un programma che nella a Padova brutale, al centro. Nella brutale eventualità. Nella ipotesi in cui dovesse avvenire qualcosa per cui non arriveremo al ballottaggio, noi non partecipiamo alle spartizioni quindi, e ai banchetti. Esenti dai voti. Noi andiamo al mare, noi non siamo per il meno peggio, noi odiamo il concetto di meno perfetto. Peggio, noi vogliamo il meglio per adesso la città. Adesso lo chiedo. E Boron cosa farà? Perché tutti hanno detto, allora, Bettia ha detto che voterà per i 5 Stelle, eventualità va al Movimento e Bitonci, come alternativa, sì. Oppure Lorenzo... Boron chi sceglie tra il 5 Stelle? Se non va al ballottaggio e qui... Mi sta facendo una domanda di cui non ho opzioni di risposta. La faccio perché, a tutti per... Ma sì, ma perché non ho dubbi, magari neanche che ci sia il ballottaggio. Ma qui nessuno ha dubbi, Boron. Vabbè, non c'è il ballottaggio. Beh, Boron, qui non ho dubbi che neanche ci sia il ballottaggio. Cioè, vinciamo il primo turno, avete già vinto. Vinciamo il primo turno ed è il motivo per cui, noi continueremo fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo minuto, come abbiamo sempre fatto, non stiamo dentro ai palazzi, ma andiamo in mezzo alla gente, andiamo a ascoltare perché? Perché l'11 noi vogliamo finalmente chiudere la partita e dire in maniera chiara e far dire come alla città, ai cittadini in maniera chiara
chi vogliono come sindaco e non farglielo dire ovviamente a chi pensa di fare come ha detto traduco le parole di Lorenzo del candidato di Lorenzoni che ha detto che c'è una sinistra a destra, no? Noi non vogliamo lasciare ovviamente le parole a chi fa le sinistre e destre nei palazzi. Lasciamo che voti la gente, vedrà che l'11 dicembre la gente dà un insegnamento molto più importante di quello che molti credono. Per Boron vice primo turno, allora cominciamo invece da questa parte. Borile, confermo che Boron comincia a un problema, cioè insiste sul fatto che devono vincere il primo turno perché se vanno al ballottaggio. Ma non è che devono, è una mia convinzione, ma guarda, non è che devono, tu sei convinto che vince il primo turno. C'è solo una cosa di certa. Da me non hai mai sentito una parola devono. Io dico la mia opinione e tu dici la tua. Tu se vuoi dici la tua, a me devono, guarda, non lo devi dire perché non l'ho mai detto. Io ho detto, ho la mia convinzione, tu di la tua, basta. Che se vai al ballottaggio voterai la sinistra a destra, che hai appena detto, basta. Vabbè, io voglio sfidare Massimo Bitonci, però, perché anch'io come lui non voglio parlare con i surrogati, come ha detto Bitonci, anche del sottoscritto. Che significa surrogato? Massimo, secondo Bitonci io sono un surrogato, c'è tra gli altri miei colleghi. Come... Massimo... Devi pubblicare il tuo SVG, l'Istituto Nazionale Fedele e Coerente, sul ballottaggio che hai fatto. Perché se sei convinto di vincere al primo giro, sono sicuro che sarà ottimo anche il tuo sondaggio sul ballottaggio. Fallo, sabato è l'ultimo giorno, fallo. Guardi, informo il segretario provinciale del PD che sostiene Giordani, informo che non abbiamo fatto, con certezza, non abbiamo fatto nessun sondaggio sul ballottaggio per un motivo semplicissimo. Perché fare un sondaggio sul ballottaggio prima che avvenga il primo turno è qualcosa, secondo me, da... non posso dire un'offesa, no, perché non la posso dire, ma da chi non capisce niente di politica. E io informo il consigliere regionale Boron, leghista, lo informo che siccome orgogliosamente per fare... leghista e salviniano, ecco. Anche orgogliosamente salviniano. Ottimo. A differenza di chi e è allora, del PD e si mette insieme a Forza Italia, siccome per fare i sondaggi si chiamano le persone, si chiamano anche militanti PD. E voi purtroppo la domanda sul secondo turno l'avete fatta e come? Quindi Bitonci, tira fuori questo secondo turno, sai, è vero che vince il primo turno, non aver paura. Bettini ha già capito cosa sta dicendo, vogliono mandarti a casa, che siccome non ho carriera come segretario del PD mi propongo anche di sapere cosa fa la Lega, perché potrei essere anche della Lega domani. Chiuso parentesi. Visto che se gatti là dentro di tutti, potrei essere anche della Lega. Ma sentite una cosa, però, non può capitare mai un giorno nella vita che per eleggere un sindaco di una città sono tutti i cittadini d'accordo? Indipendentemente dalla parte politica, io ho un sogno, lei ha sognato che a vince Padova, dice. Fermo, sì, io sono padovano, quindi dobbiamo trasferire la residenza a Bettin fuori città. Fermo un attimo, lei ha sognato che Bitonci vincerà il primo turno, Bettin che Giordani vincerà il ballottaggio. Io vi faccio una domanda che va al di là di una finisco. Non mi lasciate più nemmeno fare domande. No. Che Bitonci perde a ballottaggio. Abbiamo appurato che anche il rappresentante della Lega è d'accordo che a ballottaggio. Detto questo, vi faccio una domanda. No, non ho mai detto questo. Detto che non pubblichi il sondaggio. Ma no, non l'abbiamo fatto. Ma scusami un attimo. Dice questo. Stiamo parlando da un'ora. Sondaggi. L'argomento vostro è questo. Uno dice che vincerà il primo turno, l'altro dice che vincerà al ballottaggio. La cosa triste è che ci stiamo dimenticando della città. Abbiamo visto un video in cui i cittadini chiedevano maggiore cura per la città, maggiore sicurezza. Questo sta passando tutto in secondo piano rispetto ai giochini che il leghista e il PDino stanno conducendo, le schermaglie da lontano. Io voglio, però, sono venuto qui per parlare di un programma. Non voglio difendere né Bettin né Boron. No, non lo faccio perché gli ha dato un po' di spazio. Ma anche voi, Martina, ma anche voi avete cercato di non andare a parlare nei programmi, ma avete cercato di parlare del passato e non del noi futuro. Stiamo dicendo da dove nasce il degrado della città di Padova. Martina, non è arrivato una strega con una bacchetta magica. Io sto cercando e abbiamo saltato, perché qui ci sono i responsabili del degrado, sono seduti qui intorno. I responsabili del degrado della città di Padova sono qui. Fuori. Mi sono seduto qui perché qui mi fa male anche la schiena. Parliamone. Seggiola qui. Le faccio una domanda. No, io le ho fatto una domanda. Al di là delle parti, avevo fatto una considerazione, poi la cancello. Era un giorno mi piacerebbe vedere che tutti sono d'accordo per il bene del Padova. È una cosa impossibile.
possibile, non accadrà mai, nessuna parte del mondo, ci devono essere i vari interessi, quindi questo non accadrà, è un mio sogno che non accadrà mai. No, ma detto questo, finisco. Sì, detto mi faccio, questo, mi finisca la domanda, poi le, finisca la domanda. Finisco la, no, sì. La domanda mia è, vogliamo parlare della viabilità del centro storico, certo, delle piste ciclabili, di quello che si aspettano i cittadini dal vostro candidato sindaco se vince, certo, cosa certo farà Giordani per quanto riguarda il tram? Bettin rafforzerà la linea, prenderà i contributi dello Stato, come Bitonci dice che non farà più la nuova linea del tram. Cosa farà Giordani e ovviamente Lorenzoni, ovviamente Morile? Ma intanto Giordani sarà un sindaco in grado di acquisire risorse, perché le cose non si fanno senza soldi, no? E un sindaco come Bitonci, che ha litigato con tutti, non è stato in grado di acquisire le risorse necessarie per fare opere anche importanti. Ad esempio, riporteremo a Padova i finanziamenti che Bitonci ha buttato nel cestino per il Ma si possono tram riportare anche col tempo? Beh, domani c'è il ministro Delrio, fortunatamente noi col governo ci parliamo, a differenza di Bitonci che insulta e basta. E poi andiamo sul marketing proprio di bassa lega questa. Martingale. Cioè, dai, che abbiamo il ministro qui. Quindi Bitonci ha investito sulla gomma, sullo smog, sull'inquinamento, sul PM10, i padovani non ne possono più, vogliono scelte radicali, Sergio Giordani è pronto a farle perché la salute viene prima. E noi sicuramente riporteremo questi milioni di euro che ha sprecato Bitonci a Padova. Quindi, per farne o la seconda linea del appunto tram o nuovi autobus elettrici o entrambi. Sicuramente non compreremo 60 autobus a gasolio come ha fatto la scorsa amministrazione tramite la partecipata, che hanno contribuito a rendere la nostra città ancora più insalubre. Quindi basta. O Filobus o certo, seconda linea del tram. Invece basta inquinamento. Pacchega cosa basta farà? Lorenzoni cosa farà se vince e diventa sindaco per quanto riguarda viabilità tram? Io adesso cerco di accelerare perché ho molta cosa da chiedervi e quindi il tempo è davvero... Cerco di essere telegrafico per venirle, per aiutarla giustamente. Partiamo da un principio. Lorenzoni ha un obiettivo da sindaco, che è quello di raggiungere una mobilità, diciamo, 30% privata, per capirci, su macchina, 30% la mobilità pubblica, principalmente incentrata sul tram, e un 30% di cui si prevede il raddoppio e la triplicazione delle linee, come era nel primo progetto, per fare una raggiera con un sistema, certo, circolare che consenta, perché il grosso problema che abbiamo adesso, a parte l'incompletezza della rete, è che naturalmente per andare da Orione o da un quartiere a un altro, magari a fianco, dobbiamo passare per il centro. Quindi la linea va completata con una circolare. Mi lasci dire, un terzo di questa viabilità dovrà essere poi incentivata dalle forme di cosiddetta mobilità gentile. Nella continuazione non ho chiesto a te, avete mai pensato di chiudere anche il centro alle automobili e di rendere, come tante altre città, un centro pedonale? No, le pedonalizzazioni, dove sono state fatte bene con testa, hanno funzionato, sono una possibilità. Noi vogliamo non impedire l'uso dell'auto, ma renderlo svantaggioso rispetto a... Perfetto. Altre. Martingano cosa farà invece per quanto riguarda la mobilità? Io voglio fare una velocissima parentesi. No, una velocissima parentesi. Allora, io tutte le campagne elettorali a cui assisto, sento sempre delle cose bellissime. Bitonci e Ivo Rossi la volta scorsa promettevano delle cose meravigliose, avrebbero cambiato. Vabbè, voi Padova, cosa farete? Avrebbero, alla fine non cambia nulla, alla okay fine non fanno cambiare nulla, perché loro sono l'espressione della continuità. Lasci star loro, voi cosa farete? Simone Borile, sì, se diventerà sindaco, comincerà dal punto di vista dell'urbanistica e dei trasporti a eliminare il bancomat delle amministrazioni sia di sinistra che di destra, quindi dei tutor, dei T-red, dei semafori con il giallo che diventa subito rosso per fare le multe. Via tutto. Questi si sono inventati il semaforo. Però che dura due secondi, ZTL che serve solo a fare multe, la manutenzione delle strade assente, la manutenzione delle strade secondarie è assente, parlano di periferie, mobilità, parlano di periferie, perché per loro i quartieri sono periferie, questa è la verità. Le piste ciclabili, le biciclette sicure, ogni anno continuano a fare questi grandi annunci, tutti continuiamo a vedere incidenti sulle bici, a tutti rubano le biciclette,
La soluzione qual è? La soluzione è creare delle aree di sosta sicure e videosorvegliate. L'estensione della Padova Card, incentivare l'utilizzo dei mezzi. Sono d'accordo che bisogna abbattere l'inquinamento, bisogna abbattere, utilizzare i bus elettrici. Sono assolutamente d'accordo. Chi è che in Italia non sarebbe d'accordo? Perfetto. La differenza è che però noi lo faremo, perché noi a Roma lo stiamo facendo, no? Ad esempio. Mentre invece dove governano loro non lo fanno mai. Andate a guardare i dati dell'inquinamento. Signora parlava del taglio degli alberi, Martino, ok? Li tagliava il centrosinistra e li tagliava Bidonci, uguale, perché è la stessa mi cosa. Mi dà mezz'ora di programmi, perché altrimenti ritorniamo. No, vabbè, lei mi ha fatto una domanda di cioè, no, certo, però loro non lo fanno. Mi dica cosa farà Borini, certo, se diventa, certo, sindaco. Longobardi, cosa farà se Borini diventa sindaco? Per quanto riguarda la mobilità, la pista ciclabile, il centro, tutto quello che c'è da fare, cosa farà? La cosa sembra utopica quanto possibile. Per noi importante è quasi un sogno, rendere l'auto inutile in centro. Ciò come avviene? Implementando i parcheggi di prossimità, implementando l'utilizzo dei mezzi elettrici e quindi l'utilizzo di mezzi elettrici dove le persone possono raggiungere i centri catalizzatori della città, l'ospedale, le piazze, l'università. E certo, mi sembra che però l'idea che avete su quanto, per quanto riguarda la mobilità, siete più o meno tutti sulla stessa linea, quindi credo ma che l'importante, sia cosa... ma le cose chi non le l'importante fa. È farle. Cioè, esatto, chi ne farà e chi non le farà. Ma la cosa importante è una questa è la differenza. Quello che ci tenevo a precisare è che in effetti tutti cercano di implementare i parcheggi, ma la cosa importante è cercare di renderli, non dico del tutto gratis, ma a un prezzo sostenibile, perché non è possibile che io vado a Piazza Insurrezione per fare compere al mercato, devo pagare 3 euro per un'ora. Certo. Cioè, per comprare... abbassare anche i costi dei parcheggi. Albertini invece, per quanto riguarda la mobilità, i parcheggi, le piste ciclabili, chiedo scusa, quello... sto accelerando, non doveva essere così, ma ormai lo devo fare. Su quello siamo tutti d'accordo, chi ha un minimo di buon senso sa che bisogna aumentare la mobilità alternativa. I mezzi pubblici si utilizzano se diventa comodo utilizzarli, non si va a aspettare un autobus come capita a qualcuno che viene da fuori 40 minuti. Quindi il tram è un mezzo molto, molto buono, molto veloce, va comunque diciamo implementata la mobilità elettrica, questo sì. Ci sono comunque dei sistemi, la Alstom, che è la società che ha comprato la Traslor, certo. La Traslor è fallita ma è stata acquistata dalla Alstom. L'Alstom ha dei mezzi, dei bus elettrici innovativi, tra l'altro stanno aprendo un deposito a Marghera per seguire diciamo, tutto il materiale rotabile. Quindi c'è la possibilità, dopo che poi saltino fuori i soldi che prima non c'erano, mi viene quasi da pensare che i soldi saltano fuori a seconda del sindaco che c'è. No, c'erano i soldi. Che il sindaco... No, c'erano anche per Bitonci però, i soldi. Li ha buttati via. No, non entro nella polemica, non entro nella polemica perché non lo so. Nella Tunzimaglia, così. E li ha presi Milano, cioè i soldi nostri. Dopo parla poco, mi scusi. Ma non è colpa mia se mi scusi. Il ministro della Repubblica, se non era un candidato. È stata colpa mia se parla poco. È stata colpa mia, scusate. Mi rimangio... No, ma hai detto che viene un ministro a Padova a sostenere un candidato e dire che non c'è. Potrebbe venire anche Grillo a sostenere. Ma sicuramente verrà. Sicuramente verrà. Perché ha detto questo. La porteremo anche qui a TV7. Paluello. Comunque, scusate, chiudo che dopo passiamo la parola a un'altra persona perché ho sbagliato a toccare un tasto che poi è scatenato. Esatto. Basta una parola in più, ho capito, e qui accende la miccia. Sicuramente siamo a favore di mobilità alternativa. Però portare anche dei parcheggi non così vicino, perché capisco che Piazza Insurrezione deve costare caro. Paluello, per sposato, cosa farà per quanto riguarda la mobilità, piste ciclabili, cerchi di essere più... Sicuramente le auto devono diminuire e da qui non c'è ombra di dubbio, perché il traffico, oltretutto è una città come urbanizzazione, che è una città medievale, entriamo con le auto in centro storico, che secondo me dovrebbe essere molto più pedonalizzabile in questo senso. E però vanno contro poi i commercianti che saranno... Guardi, io le faccio un riferimento, ci sono delle aree che sono pedonalizzate dove i commercianti stanno benissimo, quindi dipende sempre da che tipo di utilizzo, e anche qui dovremmo andare a fare un po' un censimento. Certo. Ci sono aree dove ci sono dei negozi sfitti, chiusi da tempo e sono centralissimi,
e quindi non diamo colpa alle auto o non auto. Ci sono realtà in Italia dove i centri sono chiusi e funzionano, anzi, molto meglio. A parte questo, che comunque ci sono le auto elettriche, che sono sempre comunque taxi, eventualmente anche lì cercare di avere delle, diciamo, convenzionare i taxi in qualche maniera, anche perché hanno dei costi per me esagerati rispetto a una Milano che si fanno tragitti di mezz'ora e si paga quello che si paga a Padova facendo un tragitto di 5 minuti. Quindi io sono anche lì un attimino, io prendo molto il taxi perché in centro storico faccio fatica a parcheggiare, è un dato di fatto. Quindi ha tanti soldi? No, è una questione, io giro molto, sì, viaggio tutti, molto e nell'altra tutti, città il taxi si prende così, qui no, sì, qui si tutti, prende tutti dopo 5 minuti che telefoni, 6, sì, ma 7. Tutti i cittadini non possono spendere no, soldi per il taxi. No, ma è proprio per questo, fare eventualmente la possibilità di un biglietto che funzioni dal tram e si può entrare anche in un taxi. A ore serali, se ho mio figlio che si trova in discoteca e voleva tornare a casa, ovviamente non trovo un mezzo, non ci sono mezzi. Ecco. Non ci sono quindi neanche io devo partire alle 2 di notte per andare a prendere mio non figlio. Ci sono neanche discoteche. No, allora si prenotano i taxi. Ci sono i taxi che viaggiano di notte per prendere i ragazzi. Quindi io dico servizi per chi? Per gli anziani, con tariffe ridotte, per gli studenti, si sente poco. Scusa. Prego, prego. Tariffe ridotte per gli anziani, parcheggi con costi, anzi fare una card eventualmente che possa essere abbinare, a punti, certo. E cercare di agevolare quelli che possono essere servizi pubblici abbinati ai parcheggi. D'accordo, parcheggi a perimetro, perché in fondo, perché tutti arrivare in Piazza Insurrezione a parcheggiare? Questo è un dato di fatto, certo. Che mi sono tram, sempre chiesta. Tram. Mi sono sempre chiesta a Padova perché Paluello, tutti... tram o non tram? Secondo tram, me. Secondo o me filibus. I bus elettrici potrebbero sostituire quello che può essere il dramma di un sfacello di una città che ha dei grossi problemi. Si scava, si trova rapidamente per quanto riguarda la mobilità, piste ciclabili, parcheggi, il tempo è quello che è, quindi... Ma è chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera molto chiara, non oggi, ma da sempre, quello che è il sistema di mobilità di Padova, che è il filobus, cioè ovvero... il tram, quello che conosciamo oggi, esiste e ce lo teniamo, e quello che riguarda ovviamente il servire tutte le altre zone della città. Perché... è come la città spagnola, è proprio così brutto questo tram, bro. No, ma il problema è il tram, che noi abbiamo, lo diceva prima l'altro candidato, è un tram vecchio, l'azienda che l'ha prodotto è fallita. Molto probabilmente fra 5, 6, 7 anni non ci saranno neanche più i ricambi per metterlo a posto, però sappiamo benissimo che ancora oggi ha, mi pare, 10 o 12 anni di ammortamento e quindi cioè, lo devi tenere. Queste sono state scelte del passato, no? Sono state scelte del passato, sono state scelte della Giustina Destro che appoggia il PD, appoggia Giordani. Noi abbiamo detto... No, è un caso. Noi abbiamo detto invece facciamo i filobus, l'abbiamo sempre detto, facciamo i filobus per servire tutta la città, perché hanno diritto al trasporto pubblico ad basso impatto ambientale, non solo l'asse nord-sud, ma l'asse est-ovest, gli altri quartieri e ovviamente il filobus che permette, guardi, il filobus permette una... Ma come è stato tolto il policino? Che sento qualcuno che è venuto qui a ospite. No, c'è stata una riorganizzazione. Noi, quando siamo arrivati in APS Holding, cioè in mobilità, abbiamo dovuto sistemare 12 milioni di euro di buchi. No? C'erano 12 milioni di euro di buco. Sono stati ovviamente sistemati. È stata fatta una fusione con Bus Italia, che ci hanno provato il PD e non c'è mai riuscito. Abbiamo fatto la fusione con Bus Italia. Nel momento in cui la nuova società ha risanato i conti e si è rimessa in moto, sta ristrutturando tutto il sistema pubblico, arriverà a sistemare tutto, ci vuole il tempo, no? Anche la sostituzione del parco veicolare, teniamo presente che è necessario, perché la sostituzione del parco veicolare oggi ad euro zero è vecchia, con autobus ad euro 6 e quindi a basso impatto ovviamente inquinamento, cioè alle norme euro 6 che sono quelle più moderne, è necessario. Ovviamente con l'investimento e quello che noi diciamo del filobus a servire tutte le altre aree della città. No, volevo dire qualcosa. Prego. No, oltre agli investimenti nuovi bisogna anche riparare agli errori che ha fatto Bitonci. Adesso se c'è qualcuno che ci ascolta e che abitualmente ogni giorno prende l'autobus nei quartieri, soprattutto verso il centro, sa che quando Bitonci ha messo le mani sulle linee, sugli orari nuovi, eccetera, è successo un vero disastro. Con gli anziani che montano su un autobus e non sanno dove lo porta, insomma, un disastro. L'assessore era Grigoletto, infatti è venuto a sostenere voi e l'abbiamo cacciato. No? Il diretto Piazze,
ha promesso che lo rimetteva solo dopo che è stato sfiduciato, perché quando gli hanno chiesto i commercianti li ha mandati a quel paese, e invece noi rimetteremo ben 3 diretti piazza, perché il centro è un diritto di chi lo abita con l'abitazione e anche di chi lo vuole raggiungere dalle periferie. Vale per i commercianti, vale per i cittadini soprattutto. Attenzione alle fasce più deboli, vuol dire anche attenzione alla mobilità pubblica. Ma perché parla su questo Bitonci ha fatto un la parola quartiere? Perché oggi sono periferie. Dire periferie. Perché oggi periferie sono trattate da periferie. Per me, guardi, sono tutte città nelle città. Martingano, lasci parlare, che non ho mai interrotto. Cioè, parlare. Parliamo di quartieri, allora, hanno la dignità di quartieri. Bitonci, hanno la dignità di quartiere. Bisogna rimettere mano alle linee, agli orari, alle frequenze, cioè, alle linee soppresse, perché è stato fatto un disastro. Un disastro dall'amministrazione precedente Boron, c'è sì, poco da fare. Che vi siete il diretto in lista, piazza l'avete tolto voi. Vi siete caricati in lista. È un disastro. Ma ve le siete perché l'anziano, in lista? Voi lo immaginate dai, blindato a casa, senza diritto di raggiungere il suo centro, far la spesa, godersi la bellezza del centro. Sì, tutto avete tutto un'idea che la gente quello o ha i soldi e la macchina o sono fatti loro. Palluano, e noi sta roba con Giordani la vogliamo superare, è chiaro? Alle 8 che... di sera non c'è più modo di tornare a casa ed è una cosa assurda. Cioè dal centro uno lavora, chiude alle 7 e mezza, 8 di sera e deve andare nelle famose quartieri periferie, non ci sono sempre autobus. Sempre più dormitori. Se perdi... Io avevo un dipendente che usciva 10 minuti prima perché se perdeva quell'autobus lì non andava a casa. È una cosa assurda, questo è verissimo, è verissimo ed è tutto, tutto quello che ha detto la signora Paluello è verissimo ed è scandaloso. C'è da notare però che chi è stato responsabile di questo disastro della giunta Bitonci oggi sostiene Giordani. Ma non, è non dimentichiamocene, non è così, perché questa è la continuità di cui io parlavo. Non è così, è, assolutamente. È la pura verità. Il sindaco è sempre chiedi a me, il sindaco è sempre di confermare o di smentire le mie parole, credo che chiaro, sia pubblico. Ma chiedilo a me. L'assessore Rigoletto è stato cacciato dalla giunta dai, per aver creato grossi problemi, poi abbiamo no, capito perché che stava accorto, complottando. Perché si è accorto chiedo, quello, chiedo scusa se rivelo dei gran segreti, ma sono dati pubblici. Hai scoperchiato la forse ho scoperchiato qualcosa che doveva rimanere un po' coperto, chiedo scusa. Guarda Martigano. No, no, vabbè, mi dispiace. Diciamo che dobbiamo andare d'accordo. Allora, la... sì, diciamo così perché veramente... No, no, ma non lo Giordani, dico più. Non Giordani, lo dico più, Giordani, allora, cittadini, è triste. Dobbiamo parlare delle cose che interessano alla gente. Allora, Sergio Giordani, che è un imprenditore, il PD lo sostiene sapendo che a noi non deve niente. Chiaro? È un civico autore. Punto. Detto questo, è andato più volte davanti alle telecamere, quindi davanti a tutta la città, a dire che non farà come Bitonci, che se c'è qualche errore scarica il barile sull'assessore. Il capo è il sindaco. È il sindaco che si assume la responsabilità. Ma è lo stesso sistema che aveva, è lo stesso chiaro? Sistema di Bitonci, è esattamente quindi, lo stesso sistema di Bitonci. A me non interessa niente, assessori di Bitonci è una è storia, lo stesso passata. Sistema, storia passata. È il sistema per noi di risponderà l'uomo che per noi garantisce, certo, il sindaco di Padova, certo, Sergio Giordani. Va bene, detto questo, dovevo parlare di sicurezza, mamma mia quante cose, e credo invece salto la sicurezza, ne parliamo dopo se riusciamo e se abbiamo tempo. Io vorrei toccare prima la sicurezza, un tema che è caro a me, credo caro a tutti i cittadini, che è quello dell'ospedale. Io ho avuto molte operazioni, ho avuto questa sfortuna e da 20 anni sono padovano, sono un po' datato ormai che sento l'ospedale, prima da una parte, dopo dall'altra, dopo da quell'altra, il nuovo sul vecchio. Sta di fatto che l'ospedale a Padova deve ancora avere la sua prima pietra e credo sia una cosa davvero, non uso l'aggettivo che vorrei usare, guardo le altre città del Veneto, Verona nuovo sul vecchio, a Mestre hanno fatto nuovo anche se è brutto, però l'hanno fatto qui a Padova, qui, come no, a Mestre hanno fatto Verona non ha nuovo sul vecchio, Verona hanno fatto l'area nuova ma sul vecchio sul vecchio sono venuto qui il complesso nuovo, quello dei 35 sale operatorie sì ma è sul vecchio, cioè l'hanno fatto al posto vecchio insomma, Baron è sul vecchio, sì, l'ospedale l'ospedale di Verona non è molto vecchio, aggiornato sulla è sulla zona del vecchio qualcosa in più di voi posso fare è fatto nuovo ma sul vecchio dai vabbè
però al di là è fatto il nuovo, ha fatto, come ha detto lei giustamente, ma sempre sulla zona vecchia, non è fatto in un'altra zona di Verona l'ospedale fare nuovo. Fare il nuovo sul vecchio è una cosa, costruirne uno di nuovo, se hai lo spazio, allora, se c'è quello dicendo, di prima, se no, ma roba, se mi lasci consentire, io sto dicendo che nelle altre città di Padova, l'ultima, quello vicino a est, mi sfugge il nome, mi aiuti, Schiavonia, che hanno fatto l'ospedale lì, e fanno gli ospedali dappertutto, santo Dio, a Padova non c'è. La domanda mia, chi diventerà sindaco, farà finalmente questo ospedale nuovo, farà il nuovo sul vecchio, insomma farà qualcosa per quanto riguarda l'eccellenza della sanità padovana che la stiamo buttando a mare? Chi vuole iniziare? Io. La prego Betty. Che fatica con allora, l'ospedale. Le puntate precedenti le riassumo così. Bitonci ha ingannato gli elettori dicendo ve lo faccio nuovo su vecchio, poi in un contesto che secondo me continua ad avere delle cose non chiare, ha deciso di farlo a Padova Est, in mezzo alla zona industriale, in un punto congestionato, con mille, secondo me, opacità, senza i soldi, senza un piano urbanistico, insomma, questo ospedale non vedrà mai la luce. Però, e ha ingannato i cittadini per la seconda volta, perché a Padova Est l'ospedale non si farà mai. Solo, nella campagna elettorale, solo per ricordare il nostro rispetto, nella campagna elettorale però Bitonci aveva come programma il nuovo sul vecchio. L'ho detto all'inizio. Certo, sì. Ha ingannato gli elettori due volte. Ha spostato l'ospedale dalla zona Forcellini, Facciolati, eccetera, e poi sta raccontando che farà l'ospedale a Padova Est, non lo farà. Mancano i soldi, manca lo spazio, manca tutto, ma la gente questo lo sa, non ha l'anello al naso. Allora arriva l'imprenditore, cosa faremo noi? Concretezza, abbiamo perso 3 anni, i primari se ne vanno via da Padova, verso Verona, verso Treviso, perché al leghista Zaia non interessa niente della nostra città, è chiaro. Non si può più aspettare. Noi abbiamo la sicurezza che, vista la situazione, visto che sul sito attuale, dov'è l'attuale policlinico, sono già stati spesi 230 milioni di euro nostri, e con pediatria diventeranno ancora di più, fortuna che si fa pediatria, ma diventeranno ancora di più, basta prendere in giro i cittadini. L'eccellenza padovana si salvaguardia, Giordani l'ha detto chiaramente, rendendo possibile, e lo faremo, il nuovo sul vecchio, perché non si può più fare diversamente. Si sono fatti dire dalla regione che non si poteva fare il nuovo su vecchio, Bitonci, che aveva promesso ai cittadini di fare, non so per quali interessi, non mi interessa, non lo so, però noi assicuriamo che se esiste la possibilità, e siamo convinti che esista, di farlo nuovo, non rammendi, rattoppi, nuovo su vecchio, con una riconsiderazione complessiva dell'area, senza far sì, come vorrebbe Bitonci, che quel punto diventi zona di degrado magari, un buco nero nel cuore della città, non è possibile. Sono riusciti a dire di tutto, che fanno pediatria lì, poi la smontano e la portano a Padova Est. Signori, ma siamo alla presa in giro. Allora, la concretezza dell'imprenditore Giordani è benissimo, nuovo qualcuno ha fatto errori, nuovo su vecchio, signori. Andiamo di qua, sì. Se rovino il dibattito a due, io faccio a meno. Ha parlato, credo, se abbiamo il cronometro più quasi tutti. Allora faccio a meno. No, dopo ne faccio a meno. Borolla la risposta, poi Lorenzoni, poi andiamo sposato. Io vi chiamo per i nomi di candidati, oramai così mi è più semplice. Boron per Bitonci, prego. Penso che da Presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto posso dire una parola magari con certezze maggiori di chi dà i numeri a casaccio, no? Ma questo è risaputo, insomma. Cioè, erano quelli che erano a favore di Padova Ovest e poi si sono accorti che le terre erano private e dopo si è aperto un fascicolo di indagine perché andavano a mangiare le calandre assieme a quelli di Venezia Nuova, a quelli del consorzio con Mazzacurati, e quindi là si è bloccato tutto, no? Questa è la situazione da cui partiamo. Arriviamo noi e diciamo, consideriamo il nuovo su vecchio. Bene, siccome l'ospedale non lo fa il comune di Padova, ma lo fa la regione Veneto, e siccome l'ospedale di Padova, parlo tecnicamente per chi non lo sa, e spara cavolate, e siccome l'ospedale è azienda ospedaliera e non è ULS, no? E non è ULS, ma è azienda ospedaliera, quindi vuol dire ci deve essere l'accordo con l'università. C'è già un accordo. C'è un tavolo, ovviamente, che si apre, è durato un anno, dove la struttura tecnica della regione e la struttura tecnica dell'università dicono nuovo su vecchio no. Per il motivo che
Uno, l'università dice voglio il campus, voglio anche allargare il campus, e lì non c'è lo spazio. E lì non c'è lo spazio. Due, la regione dice è impossibile pensare a mettere gli ammalati, e basta andare a vedere la ristrutturazione del policlinico attuale, che c'è il container in mezzo, è impossibile pensare di fare una nuova grande struttura ospedaliera come quella che è ovviamente in progetto da 1000 posti, abbattendo l'esistente, perché dove mettiamo nel frattempo gli ammalati che sono lì dentro? Quindi dicono di no. Bene. La scelta lungimirante del sindaco Bitonci, e che ne dicano gli altri, è quella di dire: io guardo la città e di fronte a quello che è la disponibilità della metratura data come indicazione dall'università, parliamo ancora rettore Zaccaria, che dice 500.000 metri quadri, dove abbiamo un'area di questo tipo che non sia privata. Questo è vero. Quindi nel momento in cui si individua l'unica area a disposizione di proprietà comunale, che è Padova Est, quindi disponibile subito, perché basta la firma, l'accordo di programma, io la terra la consegno domani alla regione. Non è un accordo di programma, e manca il progetto, è un pezzo di carta. L'accordo di programma, firmo l'accordo di programma in regione, non sai neanche cosa sia, te studia prima. State firmando l'accordo di programma in regione e consegno l'area gratuitamente alla regione. Può iniziare immediatamente la costruzione dell'ospedale. Questo è quello che è stato, è avvenuto. Quindi un anno di studio, si trova, si dice di no, si trova l'area e la cede. Di fronte ovviamente a quello che è l'anno successivo che è passato, questo è il primo anno, poi l'anno successivo è passato solo per un motivo. Fabrizio, passato solo un motivo. C'è stata una società che è quella che voleva fare il project financing a Padova Ovest, cioè quella che era seduta al tavolo alle calandre, tanto per capirci, che ha fatto ricorso al TAR, ha fatto ricorso al TAR con una richiesta d'anni da 150 milioni di euro, con qualcuno che andava in giro dai consiglieri a dire state attento perché vi tocca a voi a pagare, cioè quindi anche l'intimidazione, no? L'intimidazione, c'è un esposto su questo, c'è un esposto. Sei più bravo di me. Quindi è passato un altro anno, il TAR ha chiuso perché il TAR ha sentenziato che non ci sono danni a pagare e pertanto è partito l'accordo. L'accordo di programma, Presidente, che si è firmato, accetta di rispondere a una mia domanda. Poi fai la domanda. L'accordo è nervoso perché sa che è vero. L'accordo di programma in CDA quindi università è stato firmato, è stato votato, è stato dato l'ok in CDA all'università. In regione è stato votato in giunta la delibera che ha dato l'ok alla firma da parte del Presidente. No, guardi. Esattamente 3 giorni dopo hanno fatto cadere il comune di Padova. Sì, ho capito, questa è la storia che sappiamo. Quindi il 12 di giugno, ovviamente come primo atto, ma non lo dico io, l'ha detto il Presidente, ha detto manca la terza firma del, ovviamente del comune, firma l'accordo che guardi, voleva firmare Penta, ci sono le dichiarazioni dei giornali, Penta aveva dichiarato che la scuola di medicina padovana, essendo la più importante Bitonci, al mondo, aveva bisogno del nuovo ospedale. Giorno 12, e io firmo, Bitonci, l'hanno fatto cadere. Bitonci il 12, il giorno 12 firma, certo, firma l'accordo e parte. Vuole rispondere alla domanda? I soldi ci sono. Ma so che Bettin, tramite il candidato del PD Giordani, hanno tante capacità da sapere anche qual è il bilancio del consigliere comunale. Fare la domanda. Da consigliere comunale non ho mai avuto risposta a questa domanda. Quindi neanche i cittadini padovani, seguitemi bene. Perché è molto grave che Bitonci dichiari che come primo atto farà l'ospedale nuovo a Padova Est. Molto grave. Perché non ha mai risposto a una semplice domanda. Bitonci dice a noi padovani che dovremmo pagare un'opera da 500 milioni con le nostre tasse, che fa l'ospedale di Padova a Padova Est del mese di novembre. Piccolo problema, nel luglio precedente manipolo di costruttori, speculatori, banche avevano acquistato quel terreno proprio a Padova Est, 4 mesi prima che Bitonci dicesse che lì faceva l'ospedale, per una sciocchezza, un euro. E sapevano che lì sarebbe stato fatto l'ospedale. Dopo mi dà la registrazione di questo, sa? Perché siccome la procura ha già archiviato tutto su questo, voglio quindi stiamo assistendo a una calunnia vera e propria. Questi costruttori, Bettini ormai è abituato, io non so, di esteri paradisi fiscali, hanno fatto speculazione edilizia a Padova, sapendo prima di me, che sono un cittadino padovano, che là veniva fatto il nuovo ospedale.
Questa è la risposta, perché l'onestà è una cosa molto importante. La risposta. Martin, però posso dire Martin Garo, la risposta poi fai rispondere poi. La risposta poi vengo. Siccome Bettini è abituato a calunniare perché non ha discorsi, non ha argomentazioni, su questo c'è stato un esposto del suo onorevole deputato Naccarato, il quale Stuccilli ha archiviato perché non c'è nulla, no? Bene, hanno tentato in tutti i modi di ritardare tutto. L'area, pensi, 350.000 metri sono del comune. La rimanenza, che è un PUA, che è un piano di ovviamente perequativo, ovvero la rimanenza, i 170.000 metri che devono essere ceduti, sono di un progetto piano urbanistico attuativo votato nel 2002 dalla giunta destro, dove all'interno della giunta destro c'era esattamente Saia, che appoggia il candidato Giordani, c'era altri candidati. Bene, dico solo che in quel voto in consiglio comunale, guardi, ci sono gli atti, in quel voto in consiglio comunale l'opposizione, che a quel tempo era Sinigaglia, Zanonato, Ruzzante, tutti, cioè appartenenti al PD ovviamente. No, non tutti. Qualcuno che ultimamente è andato via perché ha capito che state affondando, dai, quello è il problema. Sa cosa hanno fatto su quella delibera dove concedevano 60.000 metri cubi di costruzione? Sa cosa hanno fatto l'opposizione? Quella? Si sono alzati e sono usciti dall'aula. Vada a vedersi gli atti dei pubblici. Lorenzoni, signore, e poi veniamo, Martina, veniamo a Lorenzoni. Saluti Lorenzoni. Un dato di fatto però dico a tutti voi, io non lo so chi vincerà, do l'imbocca al lupo a tutti, però sta di fatto che il cittadino padovano l'ospedale non ce l'ha nel nuovo su vecchio nel nuovo, esatto. E sento ma sempre sta musica qui, però litigano, non so per quale litigano, non so, fermo, sulle torte vorrei, da dividersi fermo, se darle all'uno o all'altro se possibile, certo, prego, se possibile vorrei certo, provare un attimo ad uscire dalla bega in senso stretto. Io penso ci sia un problema, ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda la composizione della giunta. Morire, lei è un uomo di calcio, no? Anche tra le altre cose. Qui abbiamo non mi stia a parlare qui a Padova. Abbiamo un sindaco che fa come quell'allenatore, no? Una cosa molto italiana, tra l'altro, che quando le cose vanno male è colpa dei giocatori, è colpa degli altri, mai colpa sua, no? O dell'erba che è stata tagliata male, eccetera, era. O perché si gioca a mezzogiorno. Qui abbiamo un sindaco, la prima cosa voglio dire sull'ospedale è che ha dato fondamentalmente prova di incapacità, perché il comune nella vicenda dell'ospedale non ha una funzione, come posso dire, realizzativa. Il comune deve individuare un'area fondamentalmente, deve dare un parere su questo e poi è la regione che interviene. Avevamo il presidente leghista, il grande, come dire, Zaia, e il sindaco leghista, non sono l'università, abbiamo appena sentito dire che pur di farlo è disposta praticamente a sostenere qualsiasi progetto, non sono riusciti a venirne a capo. Io sono preoccupato da cittadino della mancanza di leadership. Cioè io dico ai padovani, ridiamo lo scettro a questa persona che ha dimostrato nella normale amministrazione, nella quotidiana amministrazione, l'abbiamo sentito i marciapiedi, il degrado eccetera, e nelle grandi sfide del futuro, in tutti e due i casi ha dimostrato di non essere in grado. Lorenzoni telegrafico. Cosa fa? Lorenzoni è per il nuovo sul vecchio. Ma con un'osservazione. Non ci dà a noi la linea. Gli attori di questa partita non stanno dicendo, sono due molto gravi secondo me. La prima è, nel caso in cui non si costruisca lì, che cosa si fa di quest'area? Andate a vedere cosa è successo a Mestre. Abbiamo un'area enorme, centralissima, che resterebbe in piccolo. No, abbiamo un esempio molto in piccolo di quello che è successo, che è Via Anelli, che è rimasta là. Qui creiamo, nessuno sta dicendo, di quelli che dicono... Seconda cosa fondamentale sarà capire
come garantire la mobilità. Ci vuole un progetto complessivo e che metta al centro la possibilità di raggiungere l'ospedale. Ci sono varie possibilità su questo. Ci sono dei servizi in avvento. Faccio a lei la domanda. Dico, allora... Io parlo per una lista che ha lavorato con 1000 persone, certo, divise in gruppi di lavoro, studiando le carte, eccetera. Qui abbiamo persone che hanno amministrato, che hanno avuto la responsabilità del governo. No, e vengono a farci la lezioncina a noi. No, non è così, non funziona così, Boron, scusi. Tu sei anche in commissione sanità a livello regionale. Non potete dirci, ma c'è stata l'invasione delle cavallette. La verità è, come i Blues Brothers, la verità è che non siete capaci di governare. Tu sei stato consigliere, sei stato presidente del quartiere dove abito io, e da presidente del quartiere hai fatto due belle cose. Una, hai eliminato il consiglio di quartiere dei ragazzi perché ti dava fastidio che i ragazzi si approcciassero alla vita politica. Perché voi prosperate sulla rabbia e sul distacco. Che voi pagavate 25.000 euro all'anno. E tu hai detto parole tue, perché io c'ero come uditore, lo sostituiremo con qualcosa di nuovo e di meglio, e non l'avete fatto. Cioè loro avevano fatto l'altra un consiglio di quartiere dei ragazzi con 25.000 euro di spesa. L'altra cosa che hai fatto da presidente del quartiere, visto che devi decidere se fare il consigliere regionale, l'assessore, eccetera, l'altra cosa che hai fatto è stata una bella area per i camper al Parco degli Alpini, che è un progetto bellissimo, e che è rimasto là, che ha i buchi, che ha i ferri che escono fuori. Quello è firmato Boron, vai a vedere, i cittadini possono andare a vedere le cose. Questa è l'amministrazione della Lega. Non potete venire a fare quelli che governano e quelli che fanno opposizione ai disastri che avete fatto voi. Fermo, guardi che cartello c'è scritto, no. Guarda che grande. Fermi un attimo. La domanda che faccio io, che è la domanda che si faccia io, poi mi risponde anche lei, Martingano, e anche ovviamente gli altri. La domanda che faccio è questa: se vince Bitonci, il 12 va in regione, firma, e l'ospedale si fa a Padova Est. Siamo d'accordo, Boron? Sì, però. Perfetto, no, fermo, però non c'è. Se vince Giordani. Non si fa l'ospedale. Fermo, non si fa l'ospedale. Anche se vince Lorenzoni, lasciate finire la domanda, vi chiedo gentilmente. Se vince Giordani, si fa nuovo sul vecchio. Se vince Lorenzoni, si fa nuovo sul vecchio. Non si fa nuovo sul vecchio perché la regione e l'università non vogliono. Cioè, questo è il problema. Posso fare la domanda? Facciamo la domanda. Sa quello che succede, la persona che è passata. Credo, vi faccio la domanda. Che poi, siccome ha sbagliato, sa cosa succederà. Un professore dell'università gli dica che vada in consiglio d'amministrazione il professor Rizzuto, gli dica cosa avete votato, cosa avete deciso, poi ne parliamo. Scusa, io vorrei fare un gesto inconsulto, no, posso fare la domanda. Allora succede, non arriviamo al nocciolo, succede che vince Giordani, la fa o al nuovo sul vecchio a Padova Ovest, no, se vince, Padova. Sto facendo degli esempi, no, a Padova Ovest no, perché visto che non si fa il nuovo sul vecchio, metto un'altra ipotesi, la farà in Prato e la Valle, ma la domanda mia è: per rifare tutto, per rifare questo, bisogna ricominciare con la procedura e bisogna aspettare che cada un altro sindaco fra 5 anni e di nuovo cade facciamo tempo a morire? Questa è la domanda che volevo farvi. Se vince Bitonci, si può risolvere questo problema? Non è un'opinione, Borile. Se vince Bitonci, non è un'opinione. Ma se 12 giorni dopo va, ma Bitonci ha detto che il giorno dopo va. Che abbiamo già visto quello che ma Bitonci ha detto che il giorno dopo va. Ma sì, ma 3 anni fa lo dicevano. Allora spero non verrà mai fatto a Padova. Chiedo scusa un attimo ai democratici, posso dire il nostro piccolo punto di vista? Farò un gesto inconsulto. Dirò quello che noi pensiamo del Movimento 5 Stelle dell'ospedale. Lei interviene allora, così, mi sembra... Mi permetto di farlo, se possibile. Certo. Allora, voglio dire una prima cosa. La scena del giochino, lo facciamo ad est, ovest, eccetera, è l'ennesimo gioco della torta che deve spartirsi Negli amici. Dove lo fa? Guarda che la torta se la spartiscono a Padova Est, attento che la torta è a Padova Est. Vabbè, la torta. Ma dove la fa? Il Movimento 5 Stelle prende atto. Allora, questa cosa che ogni volta che si cambia il sindaco, si cambia tutto. Borile dove lo fa? Borile prende atto del fatto che Regione Veneto, azienda ospedaliera e Università di Padova sono d'accordo a farlo su Padova Est. E siccome gli stakeholder principali sono tutti e tre d'accordo, guarda caso, su Padova Est, la si fa su Padova Est. Però mi consenta,
il vecchio ospedale. È davvero molto triste che, no, chi si candida, che chi si candida a governare questa città dice lo facciamo sul vecchio perché altrimenti diventa un buco nero in città, non perché voi non siete capaci di valorizzare, perché voi avete paura che quello diventi un buco nero, perché quello deve diventare un parco, deve essere il cuore pulsante della città. Invece la realtà è che il centro-sinistra che ha costruito Vianelli, che ha costruito la bomba Martignano, ma che problemi ha se vince lei? Diventa come un disastro. Nessuno diventa come il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha un piano molto chiaro che io invito tutti i cittadini a condividere. Perfetto, e lei lo fa lì, quindi non ha problemi. Noi, no, guardate, cittadini di Forcellini, Facciolazzi, sì, centro storico, tranquilli, se vince il 5 Stelle, lì dove sorgono un enorme palazzo, farà un parco. Ci sarà un parco. Ci sarà un parco. Non ci sarà il degrado che il Partito Democratico ha costruito negli ultimi anni. Ma scusi, ci sarà un parco in che in quanto tempo? Quanto tempo più o meno? Due giro di tre anni. Ci vogliono 10 anni per svuotare solo le macerie. Ci vogliono 10 anni soltanto per mettermi d'accordo. Ci vogliono 10 anni per mettermi d'accordo, questa è la verità. Bettino, mi dispiace solo dire sul vecchio. Se non riusciamo nemmeno a partire in un ragionamento da un dato di fatto, lei che azienda ospedaliera, Regione Veneto e Università sono d'accordo su farlo Padova Est, e ci sta qualcuno che dice no vabbè, Martignano, ripartiamo da Martignano zero. Lei lo farà a Padova Est, l'ha già detto ha la coerenza di prendere atto delle Martignano carte, ha spiegato a chiare lettere il perché, il motivo perché è stato chiarissimo. E cosa invece farà Lombardi? Bordin cosa farà? Intanto secondo me bisogna essere chiari e cercare di dire ai padovani che Padova non avrà un solo ospedale, Padova avrà due realtà, avrà la realtà dell'ospedale attuale, dove sarà un ospedale di cura praticamente, quindi quello attuale rimarrà vecchio su nuovo, e nuovo dove lo farà Bordin, e poi ci sarà una realtà nuova per alla ricerca dove? E viene naturale, visto che il comune c'ha il 75% della Padova Est. Però la cosa importante è una, secondo me, bisogna cercare di riportare le eccellenze sanitarie. Questo a Padova. Daniele... Nel nostro programma c'è anche la rivalutazione dell'area di Vianelli, dove dovrebbe essere raso a suolo l'ospedale, lo fa, e viene costruito un campus universitario che crea un collegamento. Dove farà casa Pound e Meridio, ho detto tutto adesso. Sì. Nuovo ospedale, se lo farà, oppure farà il nuovo sul vecchio, oppure cosa farà se diventa sindaco? Meridi proprio ieri in una trasmissione parlava di rivedere tutta la zona dell'ospedale attuale, perché adesso è un ospedale unico diviso in tre, da due vie. Bisogna ovviamente fare in modo che lo IOV e tutto il resto venga unito, rivedendo un po' la viabilità. Poi dopo il nuovo ospedale, a nostro avviso, è una cosa che verrà fatta fra 10 anni forse, 15. Non so quando verrà fatto il nuovo ospedale. Lei proprio... anche fa morire. Partissimo ci fa morire tutti lei. Ci fa morire tutti. Partissimo adesso, il nuovo ospedale verrà fatto... 6-7 anni, va bene. Ciò non toglie che l'ospedale civile di Padova, l'ospedale dei padovani, possa continuare ad essere quello. Quindi lei... Meridi farebbe il nuovo sul vecchio, mi sembra di capire, giusto? Subito il nuovo sul vecchio. E sposato cosa farebbe? Sposato in questo caso, 20 anni che si discute di ospedali, di ospedale dentro, fuori, per questa area che prima era ovest, adesso vabbè est. Io direi che tutte queste proposte, se io le ascolto singolarmente, sono tutte molto valide, chiaro. Cosa farà sposato? Perché da progettista lo vedo. Però sposato dice, bene, perché non diamo la possibilità che sia il cittadino formato, informato sui tavoli di lavoro, sia a destra che a sinistra, ovest, est e vecchio, nuovo su vecchio, metterli sul piatto e decidere veramente. La viabilità deve essere un punto cardine su cui bisogna che sia d'accordo. I soldi ci devono essere, perché non devono andare a appesantire le tasche dei cittadini. Ci deve essere un ospedale nella città per il cittadino, deve rimanere, perché assolutamente... Quindi nuovo sul vecchio mi sembra che... No, non c'è una decisione, facciamo un referendum per decidere. Ah, quindi dopo il referendum, che ci vuole un altro... No, non ci vuole un altro, perché anzi, secondo me, con questa disputa che ho visto, ci vuole altri 10 Perfetto, anni solo per trovare un accordo. Devo chiudere, però prima di chiudere devo farvi una domanda, che è una curiosità. No, Borò, l'ha già detto. Le prego. Sull'ospedale vecchio è scritto nelle carte, perché l'abbiamo già fatto, nelle carte c'è scritto... che l'ospedale vecchio rimane,
ovviamente con il policlinico che ormai è restaurato, rimane, tanto che abbiamo investito 53 milioni di euro per fare la nuova pediatria modulare, perché potrà essere riutilizzata. Viene aperto il parco delle mura, l'abbattimento delle cliniche sopra le mura cinquecentesche, e viene fatto un'area ambientale con il parco Treves, e l'ospedale attuale rimane come ospedale dei cittadini, perché un discorso è l'azienda ospedaliera, un discorso è l'ULS, lo dico perché c'è qualcuno che sa anche la differenza fare, fra azienda ospedaliera e l'ULS, e ovviamente lì all'interno ci va l'ospedale dei cittadini, ovvero l'ospedale dell'ULS. È quello che hai appena detto, no, ma, no, che sì, ma l'abbiamo infatti, già però fatto. Devo spezzare anche un'altra lancia. Noi dobbiamo cercare di riportare le eccellenze a Padova. Forse non tutti sanno che una parte dello IOVE, eccellenza nel Veneto, in Europa direi, ha i reparti di cura a Castelfranco Veneto. No, siccome l'ho fatta io quella delibera. Allora, lo IOVE, è dentro Padovani, l'accordo di programma di sul nuovo ospedale ad est. Dovrebbe ritornare. A vedere, siccome la delibera sullo IOVE dovrebbe ritornare. Io l'ospedale dello Buron, scusa un attimo, poi dopo mi ribatto. Io vorrei riprendere delle parole di un'intervista del professor Plebani, dove giustamente lui diceva deve ritornare l'eccellenza a Padova nel vecchio ospedale. C'è scritto nella delibera. La Lega c'è comanda Zaia. Buttare un giro comunista a Padova vuol dire che siamo una colonia libera. Sottoscritta, ci sono le carte, se c'è una delibera del genere. È abituato a chiacchierare, io sono abituato a fare i fatti. Nelle carte c'è la firma di Rizzuto e di Plebani sul fatto che lo IOV, quando ci sarà il nuovo ospedale, è previsto, è uno dei sottoscrittori della Fabio Borodda. Posso dire che Borodda in regione è utile a Padova. Logopardi, posso fare a differenza di Bettini, c'è il cartello, la regia mi sta, quando vedete poi che Lampesa quel chiudere, vuol dire che in regia, guardate, sono incazzatissimi, perché l'orario davvero è pazzesco. Però detto questo, la domanda conclusiva ve la faccio: sareste disposti a scommettere qualsiasi cifra? Ne abbiamo parlato di poche cose perché abbiamo parlato di tante altre. Di scommettere tutto quello che avete voi a disposizione, che manterrete le parole su quello che avete detto questa sera se diventate, se il vostro candidato diventa sindaco? Questa è una bellissima. Ma me la lasci fare perché la termino. Perché è tutto facile poi sentire che tutti promettono, dicono, fanno, poi succede che la cosa. Allora, lei sarebbe disposto a scommettere tutto? Tante cose, magari no. No, ma io le rispondo sinceramente con serenità. Io sarei disposto a scommettere per un semplice motivo, perché io vivo a Padova, i miei figli vivono a Padova e io voglio una città vivibile, libera da destra e Alberti, sinistra. Perfetto, le scommetterebbe. Scommetterebbe tutto quello che è, che manterrebbe. Abbiamo parlato di poche cose perché la trasmissione è andata, si è incanalata in un'altra strada. Mi sarebbe piaciuto parlare di molte altre, però le scommetterebbe qualsiasi cosa. Sì, io sicuramente sì, perché noi manteniamo sempre quello che diciamo. Non vi ho chiesto anche i tempi, vorrei fare tanti nodi fazzoletti, farei un chilometro di fazzoletti. Poi comunque bisogna sempre ovviamente mettere mano a bilancio. Paluello, lei scommetterebbe qualsiasi cosa? Chi è abituato a fare, fa. E questo per me è... Lei scommetterebbe qualsiasi cosa che farebbe... Certo, quello... perché comunque stiamo chiedendo ai cittadini, lo stiamo lei scommetterebbe qualsiasi cosa che il giorno 12 si firma l'ospedale e nel giro di 6 anni l'ospedale è fatto, scommetterebbe tutto quello che ha. Ma perché cambia la domanda con me? No, perché ha detto questo? No, perché ha detto questo? Dopo vado di là, lei ha detto questo, allora sta di là. Lei ha detto che il 12, fermi un attimo, se Biton ci vince, il 12 va a firmare. Lei è disposto a scommettere qualsiasi cifra? La risposta è... Io non scommetto mai perché non ho mai giocato ad azzardo in vita mia. Non è d'azzardo, qui secondo, giochiamo su. Do la mia parola perché vale di più di una scommessa. Giochiamo sulla pelle dei cittadini. Terzo dico, si ricordi che quando lei ha firmato e quando lei ha dato inizio all'appalto, i tempi di realizzazione, che sono 4-5 anni, possono essere discostati da un ricorso al tribunale. Però a me basta che ci sia prima pietra. Do la mia parola che nel momento in cui il sindaco Bitonci è sindaco, sottoscrive l'accordo di programma e la regione parte con il bando di progettazione per la realizzazione dell'ospedale. Non è che ho capito che poi succede. La mia parola vale di più di una scommessa. Però guardi che la scommessa non è fatta così a casaccio, è fatta sulla pelle dei cittadini. La mia parola vale di più della scommessa. Quindi dopo l'importante è che vediamo la prima pietra, poi può succedere che succederà. Bettina, scommetterebbe tutto che si farà il nuovo sul vecchio se Giordani diventa sindaco, tutto quello che ha? Sì, perché ho conosciuto questa persona, Sergio Giordani, solo alcuni mesi fa.
È una persona che vale, incorruttibile, sopra le parti, non ha mai tradito la sua parola in tutte le esperienze importanti che ha fatto nella sua carriera, è padovano, ha messo la sua faccia davanti a migliaia di persone e farà quello che ha detto. Pacchiega, Lorenzoni. Io sono convintamente fedele alle caratteristiche della candidatura di Lorenzoni, che sono la solidarietà, la competenza tutto quello che ha e la partecipazione. Quindi su queste tre cose, Borile, saremo sempre su queste tre cose. Guardi, a lei non la faccio la domanda perché il cognome è il mio, quindi sono sicuro che lei sa benissimo che il Movimento 5 Stelle è l'unico che sulla coerenza è inattaccabile. Per quanto riguarda gli altri, io invito i padovani ad andare a guardare il programma di Bitonci delle ultime elezioni o il programma dell'ex sindaco. No, è interessante, è un giochino interessante, perché così vedete chi mantiene le promesse. Noi siamo sempre stati coerenti. Vediamo anche loro, perché loro abbiamo un'esperienza fatta, quindi possiamo andare a verificare cosa scrivevano e cosa hanno fatto. Chiudo. Mi permetta un'ultima battuta. Mi ha permesso tante belle cose. Un'ultima battuta. Mi ha permesso tante belle cose. Lei ha fatto una provocazione con il discorso della scommessa. Io vorrei dire che il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui vincerà le elezioni, darà un calcio nel sedere a tutti le occasioni di gioco d'azzardo, le sale da gioco, le scommesse, perché è una vera emergenza sociale. Questo lo dovrebbero fare tutti, hai ragione. Purtroppo non lo fa nessuno, infatti il proliferare a Padova è l'emergenza sociale che c'è a Padova nel gioco d'azzardo. In Italia. Ma parliamo di Padova, perché a Padova c'è la possibilità di fare le delibere. No, è troppo facile dire in Italia in generale. Va bene, faremo questo. Allora, il grazie, nostro programma è disponibile sul sito. Grazie, Alfonso. Beppe Grillo. Grazie, Alfonso. Invito a guardare. Fermami. Grazie, Alfonso. È stata dura, ma porca miseria. Grazie, Alfonso. Solo 3 punti. È colpa mia? Sergio, cosa devo prendere? È incredibile. Mi dica cosa dovevo fare. Io farei a 3-3 a sto punto, perché non è possibile. Ci vuole che rimaniamo ancora qui e facciamo 3-3? No, è che uno viene ragione, però ha voglia di parlare di qualcosa, di concreto, e non riesce, non ce la fa. È più semplice comunque, il numero alto di partecipanti. Noi abbiamo fatto a tutti i candidati sindaco le interviste a 1-1 sui vari argomenti. Certo. A primo Inter Pares. Abbiamo cercato di fare anche una chiacchierata con tutti. Io ho cercato, avevo una scaletta, di impostare la scaletta con servizi, con filmati. Mi è stato molto difficile, la responsabilità, ne chiedo scusa, è mia, quindi cercheremo magari di farne un'altra, così magari faremo una nottata tutti assieme. Grazie ad Alfonso Longobardi per Bordin Sindaco, grazie a Daniele Albertin per Meridi e Casa Pound Sindaco, grazie a Daniela Paluello per Sposato Sindaco, grazie a Fabrizio Boron per Bitonci Sindaco, a Massimo Bettin per Giordani Sindaco, a Filippo Pacchega per Lorenzoni Sindaco. Grazie. E a Giovanni Maria anche il nome lungo, poi tra l'altro Giovanni Maria Martingano per Borile Sindaco. Buonanotte. Sono sicuro che però buonanotte anche qui, buonanotte a tutti, a mercoledì buonanotte. Prossimo. Buonanotte. Grazie.